Aspetta, come fa la tua moto? Benvenuti disgraziati maledetti in questa nuovissima avventura su MotoGP 19. Inizieremo quindi la modalità carriera disgraziata. Vediamo di che cosa siamo capaci. Partiremo dalla Moto 3, poi andiamo a Moto 2, poi andiamo a MotoGP. Poi se avremo qualche offerta vediamo un poco. Disgraziati maledetti. E niente, quindi come avevo visto la preview appunto dalla prima puntata, avevo visto che un po' mi avete chiesto intanto, disgraziato, fai la carriera, vediamo di fare la carriera. Intanto ragazzi, volevo mostrare la nuovissima maglietta Pipistrello Racing, quindi se volete la potete acquistare in descrizione. E quindi direi di partire, metterci in sella e battere soprattutto il bimbo minchia, mo che andiamo in MotoGP, battere il veterano Valentino Rossi, che sicuramente non si ritirerà, qua ci avrà 50 anni quando arriviamo in MotoGP, però cerchiamo di batterlo. Mi raccomando, pollicione su, iscrivetevi al canale, mi raccomando, iscrivetevi, quella detti, e sostenetelo il canale e soprattutto fatemi vedere che vi piace questa nuova avventura di questa carriera, che la chiamerei il pilota sarà una donna. Viva il piccione. Signore e signori, benvenuti su MotoGP 19, disgraziati maledetti. Quindi dovremmo iniziare la nuova carriera, ma prima di iniziare personalizziamo subito il pilota. E non si può fare altro che mettere un piccionazzo con il volto 19, un grande piccione. Mettiamo mille Shiro, mettiamo no. Io voglio fare Lina Banfi. Ecco qua, la nostra Lina. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ciao disgraziata maledetta. Sei la figlia Banfi? Sì, sono io. Ok, disgraziata, allora andiamo. A te piace dare il piccione, disgraziata? Assolutamente sì. Oh, non vedo l'ora. Disgraziati, facciamo maggiorenne, sono qua, ci arrestano. 18 anni, nazionalità Italia. Ok, possiamo selezionare. Lina Banfi, va bene. Il casco, scegliamo il casco. Uno bello, bello, bello. Ovviamente poi vediamo di personalizzarlo. Editor caschi, poi vediamo se avremo la possibilità. Questa è bella, però uno rosa, visto che è piccionazza questa, non c'è. Anche questo è molto bello, vediamo. Va bene a Rai, va bene il cascazzo della Rai, il numero ovviamente mettiamo. Oh, addirittura, vedete un po' che belli. Qua numeri non ne stanno neanche un numero, ne mettiamo 90, la paura. Non ci stanno i numeri che dico io. Editor numeri, le mie creazioni, perché comunque sicuramente sono presi, sono solamente questi i numeri disponibili. Ma perché disgraziato maledetto? Che cazzo di numero dobbiamo mettere? Mettiamo 90, la paura, dai. Adesivo per pilota Iceman. The Professor. De troiazza non ci sta però. Ci voleva proprio la troiazza. Disgraziato maledetto. The Hammer. Sì, ti piace battere, puttene. I guanti, cambiamo i guanti. Stivali, non si può scegliere il colore, quindi le lascerei così. Volevo la tuta dainese tutta la vita. Stile di guida, bilanciato, centrato, gomiti a terra, spalle fuori, corpo fuori, a piccione, sì. Gamba fuori, sì. Piedi di partenza, entrambi i piedi. Dita di frenata 2, addirittura pure dita di frenata. Ma vabbè. Ok, andiamo dietro, l'abbiamo personalizzata la nostra piccionazza, quindi iniziamo con la nuova carriera. Carriera standard. Ho già letto tutto. Benvenuti nella carriera standard di MotoGP. Ti offre una sfida all'insegna della libertà e della competizione. Imposta le opzioni di gara, li aiuti nel modo che più si avvicina al tuo stile in pista. E preparati ad affrontare tutti i piloti più importanti della MotoGP, soprattutto il bimbo minchia, per diventare il nuovo campione del mondo. Va bene.
Io direi di iniziare dalla Moto 2, perché ovviamente non voglio fare tantissime puntate. Voglio iniziare Moto 2 e Moto GP. Perché? Perché la Moto 3 è troppo lenta, mi rompo il cazzo veramente a fare tutte quelle gare, non mi dà. Lina Banfi ha firmato intanto. Il mio compagno di squadra, mocca disgraziato, guarda quando si è brutto. La prima tappa è il Qatar, lo sappiamo di notte. Di notte. Lina Banfi è 33esimo in classifica, la faremo salire subito. Contratto, licenziamento, stiamo già sul licenziamento? Prestazione, vabbè, con la ricerca e sviluppo, buono, novità della stagione, il nuovo anno di Marquez, speriamo di no. Io direi subito di iniziare, disgraziato, maledetta, aspetta, pozione di gara. Difficoltà media, no vabbè, troppo, andiamo almeno su difficile. 5 giri va bene, 25% di gara, sereno, consumo gomme disattivato, attivo. Ma attivo. Gestione parziale manuale. Partenza manuale disattiva, penalità tolleranti, severe, mettiamo severe, dai. Devono essere severe, disgraziato. Ricerca e sviluppo, vediamo qui se c'è qualcosa, c'è un cazzo. Partiamo! Inizia il weekend. Eliminiamo le FP1, 2, 3, lasciamo solo le qualifiche 1, 2 e poi la gara. Durante il weekend di gara il continuo passaggio sulle moto tracciate crea. Guardate che luce che ci sono, mamma mia. Traiettoria gommata, la selezione della roba. Buonasera, buonasera e benvenuti in Qatar. Siete collegati con il circuito di Losail. Sta per iniziare la Q1, dove i piloti non ancora qualificati si daranno battaglia per gli ultimi 4 posti a disposizione per la Q2. Pur non potendo contare sul sole del deserto a scaldare l'asfalto, le previsioni dicono che i piloti potranno fare affidamento su un tempo sereno per tutta la sessione. Ok, noi siamo Lina Banfi. Dove cazzo sta Lina Banfi? Pre qualifiche. Vabbè, continua, non la trovo. Eccola qui la nostra. E le tettole? È senza tettole questa. È una femmina senza tettole. E vabbè, non puoi mettere la foto del piccione e poi non mi metto le tettole. Sono un po' deluso che sta senza tettole. Vabbè, non ci sono le tettole. Possiamo vedere le sessioni dal vivo. Vediamo, possiamo andare avanti. Velocità. Andiamo avanti per 10, per 15. C'era tempo. Mettiamo giusto qualche tempo per vedere se ce la caviamo. Se dovremmo aumentare la difficoltà. Andiamo solo a 8 minuti dal termine e poi scendiamo in pista. Ok, scende in pista. Ingegneri di pista, vediamo. Assetto manuale, assetto guidato. Assetto manuale, non è sufficiente. Cambio gomma. Anteriore, soft, soft. Posteriore, soft, soft. Regolazioni dello sterzo. Rapporto del cambio. Che cazzo? Impianto frenante. Io voglio i freni. Ah, sta al massimo? Stanno tutti al massimo. Speriamo che frena, perché prima. La centralina sta tutta al massimo. Freno motore al massimo. Antiimpennato al massimo. Controllo di trazione al massimo. Vabbè, qua con il controllo di trazione possiamo. Vabbè, facciamo prima esperienza. Ecco qui il nostro 90, la paura. Scendiamo in pista. Partenza in pista, partenza dei box. No, in pista, in pista, in pista. La moto è pronta e il pilota si prepara. E la zoccoletta pure. Vediamo se è alla caccia del tempo o se sta semplicemente provando un cambio d'assetto. No, qua vogliamo il tempo. Ah, bello, già il rombo è un'altra cosa. Vai zoccolette de Hammer, dai. Ah, iniziando la moto 2, perché la moto 3 ce l'ho sul cazzo. Oh, iniziamo bene. Giro non valido. Come il prossimo giro sarà invalidato? Oh, no, allora andiamo così, che stai a scherzare. Iniziamo bene, iniziamo. Ma che cazzo, è un'invalidità, non è che ho preso, ho fatto chissà che cosa. Ragazzi, qua dovevo capire il benedetti freni, Che rombo. Iniziamo quindi la nostra avventura su MotoGP 19 con la nostra zoccoletta Lina Banfi. Beh,
bel rumore che ha la moto 2, eh? Tanto giro non va a chi? A me. Non vorrei che la penalità abbia sbagliato a mettere troppo dura, eh. E mi sa che è proprio a me il giro non valido. Quindi dovremmo andare a un altro giro. Io mi ricordo che andavo veramente forte a MotoGP, però a MotoGP vecchi che erano tutta un'altra cosa, cioè secondo me era troppo facile da guidare. Mo cercano di avvicinarsi un po' di più alla realtà, prima si muovevano come i robot. E andavo forte, però poi l'ho lasciato perdere e diciamo che non stiamo andando male. Oh, disgrazie! La cioccolata che ti sculetta in bacia. Giro non valido, ragazzi, devo provare di nuovo. Abbiamo sbagliato qualcosa. Mancano 4 minuti, dovremmo farcelo. Andiamo sul rettilineo. Il tempo è buono, eh. Fa 2 minuti e 6, capa di cazzo. Eppure abbiamo messo difficile, abbiamo messo. Ah vabbè, queste sono le qualifiche 1, è vero. Ora è buono, il tempo è buono. Impegniamoci. Rosso nel primo settore, dai disgraziata zoccoletta. Sotto di 8 decimi. Sempre sta curva, devo frenare prima. Qatar mi piace, è una bella pista pure, eh. Bello lo scoppio, guardate qui come scoppietta la nostra cioccolata, dai! Ragazzi, mi sto divertendo. Veramente è bello, eh. È migliore dell'anno scorso sicuramente. L'anno scorso proprio l'ho preso in gioco e l'ho dito indietro, faceva cagare i cani. Poi la grafica era tutta a quadratini. Sicuramente il motore grafico, che è quello di Assetto Corsa, eh. È quello di Assetto Corsa, è migliorato tanto. Hanno fatto, secondo me, la Milestone ha fatto un ottimo affare. Le due italiane hanno fatto un ottimo affare. Sia la Cuno simulazione con Assetto Corsa che MotoGP. La Milestone ha fatto un ottimo passo in avanti per quanto riguarda il motore grafico. Intanto noi arriviamo, c'è Roberts, ce lo mangiamo. Era sul rettilineo, abbondante, abbondante. 2, 3, 4, 5, 6, 2 minuti, 6, 136. Ma cosa facciamo? Oh. 2 minuti al termine, Banfi è in prima posizione, quindi torniamo ai box, torna ai box, termina sessione, mi faceva sicuro di terminare sessione. Sì! Eccola qui la nostra piccionazza! In prima posizione, ma proprio buona questa disgraziata! In prima posizione, veramente aveva 2 minuti 636, la nostra Lina Banfi inizia quindi l'avventura in MotoGP scoppiettando! Anche se senza tettole non fa niente. Anche se senza tettole non fa niente, va bene. Ecco, vedete, senza tettole, va bene. La moto è perfetta, disgraziato, non la guardare assai. Numero 9, abbiamo preso il numero.
scende in pista, partenza, scende in pista. No, no, non sono andato avanti col tempo, va bene, vado così, vado così. Io faccio come va, va, però sono già in Q2, quindi è già una soddisfazione di Lina Benvi. Qua mi pare che ci sono 30 piloti, quindi faremo un altro giro veloce. Oh, brava Lina, brava Lina. Lina? Sì? Muoviti, cor, disgraziata. Farò di tutto. Grazie. Oh, coglione di merda! Sto bastardo maledetto, non ha visto Lina che sta sculettando su questa moto. Giro non vado, oh, addirittura, dai, non rompere il cazzo, giro non va, che cazzo ho fatto, dai. E che cazzo! Vabbè. Vai. Non puoi proprio andare fuori, porca puttana. Devi stare in bistola. Addirittura facciamo in pieno, ci ho provato. È andata. Ovviamente rosso, ma non ha girato nessuno, siamo all'inizio. La nostra Lina Benvi. Ma questa è la curva maledetta. Che arriviamo sempre lungo, non capisco perché, però poi andiamo in trazione, si alza! Ah, mi sto divertendo ragazzi, bello, 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 bello. Qua larghissimo. Adesso andiamo a recuperare incrociando. Devi fare pratica, poi ti diverti. Ovviamente non sarò un campione, andrò lentissimo. Però ti diverti, non me frega un cazzo. L'importante è divertirsi ragazzi, è sempre piccione. No, dai, non mi rompi i coglioni però, a me come ste cazzo di penalità, dai, che cazzo ho fatto? Oh! No, vabbè, vedete un po', che cosa ho fatto? Sono uscito fuori con le due ruote, va bene. Va bene. Andiamo prima, così non rompe il cazzo, io devo fare il tempo. Se ci sta fino a domani. Bello, 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 andiamo qui, andiamo a curvare. Mi piace più le Moto 2 che le Moto GP, forse perché sono un po' più lente, non lo so. Frenano un po' meglio. Forse perché c'è Lina Banfi che mi fa eccitare tutta. Riesco rettilineo, prima abbiamo fatto mi pare 2 minuti e 4. 3, 4, 5, 6. È un po' alto questa volta, Va bene così. E vediamo dove andiamo a finire. Terminiamo la sessione. Vediamo. Siamo primi, disgraziati maledetti. Solamente di 5 decimi avanti. Brava Lina Banvi. Brava, brava. Abbiamo battuto il fratello di Bibo Minchia, Alex Marquez. Dai, si va, si va, si va, si va, si va. Saluto a tutti dalla penisola del Qatar. Ciao, disgraziati. I motori che illuminano a giorno. Ciao, I motori di Losail sono accesi. E tra breve lo saranno anche i motori. Eccoci in diretta sulla griglia di partenza della Moto 2, dove i piloti e i tecnici stanno discutendo gli ultimi dettagli prima della gara. Pensa che qua ci dice posteriore anteriore 58-35%. E possiamo cambiare le gomme. Cambio gomme. Mi stavo spaventando. Ok, possiamo usare soft nuove e l'anteriore soft nuove. Ok, meno male che non è come la Formula 1, l'ho preso nel culo. Ecco quella cioccolata, Lina Benvi che sta per essere intervistata. Sì, sì, mi piace, è stato bellissimo, ho fatto veramente un giro della Madonna. A questi maschiacci li ho schiacciati tutti, li ho schiacciati. E quindi farei una bellissima gara. Assolutamente sì, cercherò di spaccare tutto con il martello in mano. Grazie Lina Benvi, grazie, grazie. Dai che si parte, che grafica ragazzi, bello, sono già pronti a fiondarsi tra le curve illuminate a giorno.
Dai, dai, dai! Oh! Oh, si impenna! Oh, 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 oh! Oh! Addirittura! Che cazzo è possibile? Oh, guarda! Oh, bellissimo! Vedete come si è addrizzata? Siamo undicesimi da primi! Ma stiamo scherzando? Cammina qua, dai, muoviti zoccoletta, siamo già a settimi, dai, va bene. Ci hanno proprio sverniciato questi disgraziati in battenza, dobbiamo migliorare un po'. Nagashima, dato 10, ci sono sorpassi noi di incrocio, incrocio! Ce la facciamo! Si ributta sotto, ma chi è Luca Marini? Si vede un cazzo qua le posizioni qua! Comunque siamo sesti, non è male. Spalla contro spalla, mamma mia. Ma che noi siamo una femminuccia, siamo, disgraziati. Lo so, lo so. Porcella. Il primo se ne sta andando. Ora siamo solamente al primissimo giro, quindi ce la dovremmo fare, non avere problemi. Non voglio capire, se esco fuori che cazzo succede? Ci do la penalità, quello se ne è proprio andato. Marini. Andiamo di shift, dai! Abbiamo un'ottima velocità sul dritto, come non detto. Ah, finalmente le cazzo delle classifiche. Manvi è in sesta posizione. La nipotilina di Lino Banvi, la Lina Banvi è in sesta. Non è male al debutto. Ovviamente possiamo fare decisamente meglio. Questo in pieno. Vedete quando guadagnate in pieno subito. Velocissima! La nostra Lina Banfi si prende la quinta posizione, la disgraziata Boladetta. Ne ha nel piccione, ne ha! Shift per non slittare. Ovviamente ragazzi, cambio automatico, io vado a fare lo shift, posso cambiare dove sto. Oh, mamma mia, botta, rientra piano, ok, perché addirittura cambia pure le marce dopo che qua si attribula solamente per curvare, sarebbe un delitto. Però riesco a fare shift di ripresa, attenzione, riesco a cambiare la marcia per non farla slittare alla moto, anche se la trazione di controllo va abbastanza bene. Veniamo alla quarta posizione, stiamo arrivando alla zona podio, abbiamo il passo, perché poi piano piano aumenteremo la difficoltà, spero che si possa aumentare, me lo auguro. Siamo su difficile comunque, è un po' deludente le... Pensavo veramente, l'anno scorso mi pare che era troppo difficile addirittura. Quest'anno l'hanno, forse hanno visto che avevano sbagliato l'anno scorso. Io qui vedete, cambio io, vedete, oh, sto già in sesta. Non facciamo... Banfi, giro più veloce, 2 minuti, 6 e 8. Siamo in quarta posizione, mancano 2 giri. Dai, che ci devo prendere la terza posizione di Baldassarri.
Oh, come l'abbiamo fatta bene. Io voglio provare senza trazione, veramente. Ma cazzo si fa a cambiare la boo? E quando voglio andare che non vado a girare, porca puttana. Mi sento l'istinto di girare, che qua devi cercare di anticipare a girare, perché fino a quando fa la piega. Oh, qua andiamo fortissimo, il ballastare all'interno. Attenzione, Bimbo Michele di Marquez. Già ce l'abbiamo qui. Stacca forte quel bimbo minchia maledetto. Anche quello dietro ci sta tamponando. Stava andando fuori. Andando lì a Banfi si prende la terza posizione. No, ma a te ti devo. Ti devo trombere a te. Qua. Vado. No. No, Marquez, guarda, vedo Marquez, mi vede la brutta bestia. Devo fare lo staccatone, se non ti faccio lo staccatone non so con dentro. Te lo faccio qui, giuro che te lo faccio qui. E non cammina sta bastarda maledetta. Siamo al penultimo giro. Ora ho dovuto mettere l'altra marcia. Ho visto che stava sculettando. Dentro! Ma insiste Marquez! Sei un disgraziato maledetto l'ingrona di Fudge. Ma ti provo qua l'incrocio. Ma provo l'incrocio. Oh no, come godo l'incrocio. Ti ho fottuto, figlio di indrocchia. No, è dentro ancora. No, me ne vado, affangulo, siamo secondi. Sapevo che quel di trazione poteva andarmene, manca un giro. Basta aumentare un altro poco, secondo me l'85% va benissimo, 85-90%, no aspetta, eravamo a 70, mi pare difficile, basta, ma giusto un po', un 10%, ma diciamo che può andare, però ci sono piste che io andrò lento, questa mi piace, però dai, le piste che andrò lento, secondo me un 10% in più, dobbiamo aumentare, però mi sono divertito, solamente che ho visto che da quando li sorpassi ci rinunciano. Che quando andremo a sviluppare la moto sicuramente sarà poi troppo facile. Anche se non mette il piedino a terra, sta disgraziato. Bello col piedino da fuori. Allora ragazzi, ultimo... Oh, mamma mia! Ultimo giro. Luti, non so se ce la faremo. Le gomme, ciao. Dimmi ciao. Non so se ce la faremo con Luti. Però già secondo, credo che sia un ottimo risultato. Ora devo parzializzare un po' l'acceleratore perché le gomme stanno partendo. Addirittura si vede lì quello è il consumo delle gomme, dove sta scritto 141,99 gomme. Posteriore non c'è più. Porca puttana. Beh, buono anche il lavoro della Milestone sul consumo gomme, eh? Si sente proprio l'ultimo giro, lo sto sentendo, sì, tutto insieme, però io ci provo sull'Uti, ragazzi, io ci provo, come va, io ci provo, attenzione, qui siamo andati forte, anche lui sta scodando, ci provo qui alla staccatona, dentro, ci tocchiamo, mamma mia,
Non è finita, dai, dai. Qua, qua, dai, vai, vai d'incrocio, vai. Oh, mamma mia, scoda, scoda, scoda. Ci provo qui, ci provo qui, ci provo qui, ci provo qui, ci provo qui. Vado all'interno, stacco fortissimo. Ci tocchiamo. Side by side. Gli lascio la posizione perché l'ho toccato. L'ho toccato, non è giusto. Sono andato proprio spalla contro spalla. Va bene così, seconda posizione. Gli lascio la posizione, brava, bello, bello, bello. Bambi, brava. Brava, 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 disgraziata maledetta, brava. Bellissima gara, ragazzi. Completano il classico giro d'onore. Andiamo a vedere. Brava. Finale della gara. Brava. Brava, è bellissimo, bellissimo veramente, non me l'aspettavo. Bellissimo. Ti diverti, ti diverti, non me l'aspettavo. È stato veramente divertente, pieno di sorpassi. Era bella se facevo vedere gli highlights. Non... che la regia ci porti al parco chiuso per incontrare i protagonisti. No, non fa vedere gli highlights. Era bella se facevo vedere gli highlights. Mi ricordavo che prima le facevano. Ragazzi, veramente è bello. Sto facendo vedere un po' quello che è la grafica. Certamente di sera non è spettacolare. Non hanno ancora migliorato queste difficoltà della sera. Eppure su Assetto Corsa hanno fatto un bel lavoro. Qui, boh, non mi dà di niente, però veramente mi sono divertito, tantissimi sorpassi. I protagonisti di questa emozionante gara stanno completando. Ed ecco qui la classifica piloti, la nostra linea Banfi. Per vedere insieme la classifica finale. Vabbè, rotto il posso parlare io, disgraziato. Linea Banfi in seconda posizione a 5 punti solamente da Thomas Luti, veramente un debutto con i fiocchi, veramente eccezionale. Sarà riuscito a vincere la gara di oggi, ma ci ha senza dubbio regalato una prova mai. Brava, 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 brava. Le squadre tifosi sono certamente meritatissime. Assolutamente, la Zoccoletta è arrivata in seconda posizione, brava. E prendiamo punti importanti per quanto riguarda invece la progressione di carriera. Non siamo arrivati ancora in prima guida. Però stato di contratto non è assolutamente sul licenziamento. Il prossimo weekend, signore e signori, sarà Argentina. Non me la ricordo assolutamente, la faremo insieme. Siamo a 20 punti. È stato divertente, è stato bello. Disgraziati, sostenete il canale, mettete un bel pollice su alla carriera di Lina Banfi. Alla prossima, da Tilio Boris è tutto. Ciao!